Impressioni su questa sosta al monastero. La sostona, una magnata da paura, notevo un silenzio ricaricante proprio. Adesso ci tocca una bella salita. Bene, e sul fatto che sei entrato in un monastero con delle mutande ad asciugare attaccate allo No, zaino? le ho tolte prima di entrare. Allora sono entrato io con le Esatto. mutande. In un minuto devo raccontarti il piano B. Allora, il piano B che è stato elaborato questa notte è quello che se le gambe più che le tue e le mie dovessero cedere, andiamo in una discarica e recuperiamo qualsiasi cosa abbia le ruote, dai carrelli di supermercato alle biciclette, ai monopattini, e a parte sulle scogliere dovrebbe andare bene la cosa, no? Ti piace come piano B? Dove stiamo Ma in che andando? senso? Ma veramente? Sì, no, non è male come idea, eh? Una bicicletta, tu prendi una graziella, io prendo una mountain bike e Va andiamo. bene, mi sembra una bella idea. Ok. Le biciclette andavano come dei treni e noi anche abbiamo fatto un po' di chilometri fino a un certo punto che si è tritato giù tutto. E allora, fortunatamente, abbiamo trovato un signore che con un fiorino, sono rimasto attaccato al fiorino per qualche chilometro e siamo arrivati fino a qui dove c'è Extreme Bikes che adesso tenterà di metterci a posto a bicicletta con poca spesa. E lui continua a dire che è colpa mia, invece è un rottame che abbiamo comprato. La prima cosa che ha detto il tipo fa: hai cambiato in salita? Sì. In pista, lui è il nostro ragazzo delle Extremely Bikes che ci ha sistemato la bicicletta con soli 7 euro. Ha rimesso a posto tutta la bici, perciò è un grande sto ragazzo qua. Ha meritato proprio il nostro abbraccio, evviva! Vamos, adesso ci sta portando anche dove c'è l'albergo praticamente. Niente, qua è tutto perfetto, Tutto insomma. magico, È tutto magico magico, anche quando si rompono le cammino. cose. Insomma, ragazzi, tutto qui si spiega. Abbiamo preso sta bicicletta, ci si è spaccato il cambio proprio qua sotto, nella città qua sotto. Quel tipo col fiorino è capitato al momento giusto e mi ha tirato fino all'officina del ragazzo che ci ha sistemato la bicicletta. E guarda caso, sto ragazzo qua che ha sistemato la bicicletta ci ha portato a vedere questo albergo che si chiama Albergue Saint Martin, che per la prima volta troviamo delle camere singole, dei bagni comodissimi, le lavatrici, le asciugatrici, qui c'è da bere, c'è da mangiare, cioè è una Bengodi. Perciò anche una cosa che ci stava facendo piangere, come la rottura del cambio come è successo, è diventata la cosa straordinaria di oggi. Non so più che cazzo dire. Ed eccoci qua, siamo tornati ad essere dei viaggiatori solitari. Ieri la prima tappa in bicicletta non è stata proprio il massimo, perché abbiamo fatto 70 km su una strada provinciale, su e giù per le montagne, e niente, oggi Davide ha mollato il colpo, preferisce saltare qualche tappa prendendo il bus. Invece ho optato per continuare con la bicicletta, però non ho più preso le strade provinciali e sto facendo il cammino che si farebbe a piedi con la bici, che è una cosa da pazzi. Da pazzi perché in alcuni punti devi prenderti bici e zaino, caricartelo in spalla e arrampicarti, però poi dà gusto perché mi sto facendo strade sterrate in derapage e mi sto divertendo molto. E adesso cazzarola, questo pranzo meraviglioso, parcheggio della bicicletta. Con meno di 4 euro mangiato da Dio.